Intimidated, Falcone began concentrating on the purely criminal dimension of Cosa Nostra. He understood that the conditions did not exist to move effectively on the political front. In July, Giulio Andreotti became prime minister for the sixth time in his long career. With Andreotti in power, the mafia's counteroffensive seemed to gain momentum. In January 1990, the Christian Democrats forced the resignation of Mayor Leoluca Orlando, putting an end to a five-year experiment in reform. The anti-mafia movement, too, was in retreat. Meanwhile, in Rome, the first section of the Supreme Court, led by Judge Corrado Carnevale, seemed increasingly to annul mafia trials on the basis of minor procedural irregularities. Many trials had to start from scratch. A police report published that autumn showed a dramatic increase in mafia-related crimes. Homicide, up 11%. Extortion, up 27%. Dynamite bombings, up 23%. Arson, up 38%. Gli inquirenti stanno indagando anche su altri episodi avvenuti nei mesi scorsi. Saldati da quel filo potrebbero essere addirittura una ventina. Delitti finora che sembravano slegati, ma che alla luce degli ultimi agguati appaiono forse frutto di una stessa strategia. Certamente l'attacco viene dai corleonesi. Ma luce a brancaccio significa morire. È caduto sotto il fuoco dei killers. I compiti hanno la strategia, ma qui sono tutti certi che la scia di sangue purtroppo è solo all'inizio. The crime emergency made the mafia front page news on an almost daily basis, putting the Andreotti government under considerable pressure. Nella realtà italiana il governo ciclicamente si è risvegliato contro la mafia, quando non c'era niente da fare, quando non poteva non fare niente. E anche Andreotti ha fatto leggi antimafia proprio perché non poteva non fare altro. Ma la battaglia politica che questi signori hanno fatto contro la Primavera Siciliana, contro la possibilità politica di combattere la mafia, quindi di combattere la mafia a livello di amministrazioni locali, amministrazioni regionali, provinciali, di combattere la mafia sul piano degli appalti, delle istituzioni pubbliche, è stata una battaglia politica molto ma molto dura. Loro erano i nostri nemici, Martelli, Craxi, Andreotti, erano i nemici di quella parte della Sicilia politica che voleva combattere la mafia. By the end of 1990, Prime Minister Andreotti promised to make the war on organized crime one of his top priorities. In February 1991, he made Claudio Martelli, the rising star of the Socialist Party, his new Minister of Justice. Anxious to improve the government's anti-mafia credentials, Martelli immediately asked Giovanni Falcone to join his staff in Rome as Director of Penal Affairs. Falcone's friends thought it was a trap and tried to dissuade him from taking the job, but he would prove them wrong. Mi resi conto con l'andare del tempo che la sua scelta era stata una scelta importante perché era andato a occupare un posto dove incideva veramente nell'azione non più di un ufficio solo come la Procura di Palermo, ma di tutto lo Stato. Quindi, vista in prospettiva futura, era una scelta vincente, perché la lotta alla mafia si fa in Sicilia, ma si vince a Roma, secondo me. With
With the Palermo Maxi trial and the Supreme Court's fall calendar, Falcone began turning his attention to Judge Corrado Carnevale, called the sentence killer in the press for his tendency to annul trials on technicalities. Looking into Carnevale's record, Falcone found evidence of a serious breach of ethics. Feeling the heat, Carnevale withdrew from the panel that was due to review the Maxi trial. And so, on January 31st, 1992, the Italian Supreme Court issued its final sentence without the sentence killer. Squilla il telefono. Rispondo e dall'altra parte c'era Falcone, il quale mi disse: hai saputo la sentenza? Io non l'avevo saputo ancora, era stata emessa un'ora prima, due ore prima. Dico: no, Giovanni, com'è andata? Non ti dico niente, non abbiamo vinto, abbiamo stravinto. In quel momento che succedeva? Che per esempio gli ergastoli diventavano definitivi, cioè il gota mafioso conosciuto non usciva più al carcere, e lui già allora era molto pessimista, forse con qualche ragione, dicendo: Giuseppe, può succedere di tutto secondo me dopo questa sentenza. In early March, a mafia hit squad executed Salvo Lima just outside his villa. It was as though Cosa Nostra had dumped a dead body on the Prime Minister's doorstep, a sinister warning. Un suo ricordo sull'onorevole Salvo Lima. Io lo ricordo come persona di grandissima intelligenza. Non ho mai da lui sentito perorare cause non giuste, l'ho sempre visto dalla parte della povera gente, quindi lo ricordo non solo perché era un amico, ma obiettivamente con grande rimpianto e con enorme stima. Cosa succederà in Sicilia? Saturday, May 23rd. Giovanni Falcone left Rome for Palermo. He and his wife touched down at Punta Raisi Airport at 5:40 p.m. A three-car police motorcade with seven bodyguards met them on their arrival. As the motorcade drove past Capaci, the entire highway was ripped open by a massive explosion. Fermammo la macchina là e raggiunsi a piedi il cratere dove c'erano ancora le autovetture, ovviamente erano tutte lì, ma le vittime erano state già portate via. E c'erano quelli che facevano i rilievi con la telecamera. Mi ricordo che mi trovavo lì a guardare questo cratere, a camminare accanto alle macchine, e mi mancava l'aria perché proprio non sapevo da dove dovevo cominciare la mia reazione alla tragedia che era successa.